Crotone Benevento, una sfida infinita, una classica della Serie C, tante battaglie calcistiche nel passato, tanti ingredienti oggi per un menù ricco di intense emozioni. In campo di gara 1 della finale playoff, un impianto di gioco, quello del Crotone, frizzante, ben oleato e con trame di gioco belle ed efficace nel contempo. Di contro una squadra, quella sannita, senza fronzoli, cinica, tosta e con un attacco stellare. A Crotone un pomeriggio caldo, temperatura sui 30 gradi, buona l'affluenza di pubblico, stimabile intorno alle 5.500 unità, 741 sono i tifosi sanniti, dirige Nasca della sezione di Bari. All'ottavo minuto il Crotone si va di dalle parti di Gori, conclusione di Gallardo del limite dell'area deviata in angolo da Secas. Al dodicesimo Benevento minaccioso, punizione di Clemente, colpo di testa di Cattaneo, sulla traiettoria c'è l'eccellente Diniz che manda in angolo. Sugli sviluppi del corner, Bueno in semi rovesciato da pochi passi manda la sfera sopra la traversa. Al diciassettesimo punizione di Morleo, angolata e ben calciata, Gori si oppone alla grande. Al 36esimo Crotone in vantaggio, Eurogol di Caetano, che riceve palla da Galeotto e fa partire dai 20 metri un bolide che trova il 7, Gori nulla può. Nella ripresa al 16esimo, buona occasione per il rossoblu di casa, traversone di Triarico per Caetano che, ben appostato in area di rigore, non riesce a piazzare di testa il colpo vincente. Al 23esimo altra buona occasione per i pitagorici, incursione sulla sinistra di Morleo, servizio al bacio per Triarico che ha tutto il tempo per controllare la sfera, tira ma la mira è sbagliata. Al 39esimo pedotti di testa sugli sviluppi di un angolo battuto da Triarico impegna severamente Gori. 42esimo arriva la doccia fredda per il rossoblu di casa. Infatti il Benevento perviene al pareggio, c'è una punizione di Cattaneo, pallone in area di rigore, ignoffo serve Clemente che da due passi non perdona. Finisce dunque in parità 1-1 gara 1 della finale playoff tra Crotone e Benevento. Parafrasando un termine pugilistico, i pitagorici avrebbero meritato la vittoria. Il Crotone ha avuto tante occasioni da reti per portarsi sul 2-0. Ma la legge del calcio è questa, chi poi sbaglia viene puntualmente punito.